La mega struttura di cemento armato che state vedendo si affaccia sulle colline di Firenze ed è di proprietà di Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e CT della Nazionale Italiana di Calcio, fino a qualche mese fa sulla panchina dell'Al Nasr a Dubai, negli Emirati Arabi. È l'ex frantoio in via San Leonardo che il mister ha acquistato nel 2014 da Unipol e dove oggi ha sede l'azienda agricola che gestisce con la compagna. Siamo in uno dei luoghi più ambiti e suggestivi di Firenze ed è sotto vincolo e tutela paesaggistica proprio per la sua bellezza, anche se dal 2015 il comune lo ha riqualificato come collina coltivabile, sebbene l'area sia compresa tra Piazzale Michelangelo, Piazza Pitti e il centro storico UNESCO. Così, pochi mesi dopo, mister Prandelli ha potuto iniziare i lavori. Il recupero dell'ex frantoio va avanti da anni e le opere di costruzione di nuovi edifici sono davvero imponenti. Infatti, nel progetto dell'ex CT c'è una vera e propria maxi villa con una distesa di terreni fino al giardino di Boboli. Oggi però i lavori alla residenza di Prandelli hanno subito lo stop del comune di Firenze. Infatti le ultime modifiche al progetto sono state bloccate dall'ufficio urbanistica che ha bocciato due volte le carte del mister. Ora l'ex tecnico viola avrà un mese di tempo per presentare un progetto diverso o accontentarsi di quello precedente. Insomma, una situazione complicata. Ma che qualcosa non andasse bene si poteva intuire camminando per via San Leonardo, dove è scomparso un muro con i graffiti del pittore Ottone Rosai per fare posto all'ingresso dei mezzi di cantiere. Oppure cercando l'area su Google Maps e accorgersi che il pino di 20 metri non c'è più, o andando infine sulla terrazza di Boboli per vedere la mega struttura nel cuore della collina. Ma qualcuno questi lavori li ha mai controllati davvero? Ma?